Buongiorno, caloroso benvenuto a tutti nel forum della Facoltà di Diritto Canonico, forum organizzato nel contesto della odierna giornata accademica, che poi si conclude con solenne atto accademico, e tutta questa giornata viene dedicata al tema della nuova evangelizzazione, orizzonti. Riprenderà. Ecco. Abbiamo pensato sin dall'inizio, da quando è stato annunciato il tema di questa giornata, la tematica che abbiamo da affrontare, c'erano due possibilità: o mettersi insieme a discutere in modo generico quale aspettative, quale sfide pone la nuova evangelizzazione davanti a noi come una università, come una università pontificia, poi magari arrivando a vedere un po' quale sfide pone davanti a noi come canonisti, che a livello personale sappiamo com'è, di che cosa si tratta. Però sembrava rilevante, sembrava importante di approfittare di questo spazio, di questo tempo, per ponersi la domanda: cosa significa per noi la nuova evangelizzazione, noi come canonisti, e cosa possiamo apportare nel nostro campo specifico di lavoro? E ho riletto, poi abbiamo discusso con i colleghi canonisti nella facoltà tutta la questione. Ci sembrava molto importante, molto rilevante il numero sesto del lineamenta, dove viene affrontata la questione delle scienze, della teologia, che il mondo moderno tendono a assumere il posto dei idoli. E ho pensato in primo momento: perché no? A volte capita che proprio il diritto canonico, la scienza che stiamo coltivando, anche poi l'applicazione di questo diritto canonico ai casi pratici, a volte diventa un idolo per noi. E molto opportunamente, proprio in quei giorni, quando abbiamo pensato su una concretizzazione della tematica, è salita a locuzione del Santo Padre alla Rota Romana, nella quale in modo molto molto diretto ha cominciato a parlare, criticare, svelare i pericoli che porta interpretazione troppo positivista di diritto canonico. Non soltanto questo, ma poi un po' pensando su questa tematica abbiamo deciso di concentrarci sin dall'inizio nella nostra riflessione sulle sfide che porta la fede al diritto canonico, o come abbiamo poi intitolato questa giornata nella nostra facoltà, di vedere un po' il diritto canonico sotto il discernimento della fede. E quindi tutto il forum è pensato in questo modo, che Monsignor Antoni Stankiewicz avrebbe dovuto commentarci brevemente allocuzione del Santo Padre alla Rota, raccontare un po' vicende di questa allocuzione, illuminarci il contenuto. Dopodiché il professor Pierantonio Bonnet avrebbe dovuto parlare del rapporto che corre tra fede e diritto ecclesiale. Non so cosa è successo, Monsignor Stankiewicz, so si è perso per strada, sembra che c'è un traffico abbastanza forte questa mattina, quindi direi cominciamo subito con la presentazione, con la voce di professor Pierantonio Bonnet, e poi vedremo, sperando che arriverà Monsignor Stankiewicz. Se no, passeremo direttamente alle riflessioni e alla condivisione.
Previamente a questa giornata, a questo forum, ho chiesto ai professori della facoltà, ai dottoranti della facoltà, di pensare sui ponti, sui luoghi dove si percepisce troppa positivizzazione nella interpretazione di diritto canonico. Quindi ci sarà principalmente la condivisione su questo punto, ma magari poi vedremo se ci sarà tempo, qualcuno ha qualche riflessione sulla nuova evangelizzazione in connessione con diritto canonico, ben venga pure questa. Cominciamo intanto con la conferenza di professor Pier Antonio Bonnet. Benedetto XVI, nella sua allocuzione del 21 gennaio 2012 ai giudici del Tribunale della Rota Romana, affrontando una tematica giuridicamente e giudiziariamente nodale, l'ermeneutica necessaria all'attuazione della legge, ci ha consapevolmente introdotti nel fulcro stesso dell'intero diritto ecclesiale, e cioè nel nucleo costituente e conformante, ordo ordinans. Più specialmente il Pontefice ha sottolineato che il diritto non si richiama alla fede solo linguisticamente, ma innervandosi profondamente in essa, al fine di costruire anche giuridicamente per il fedele il cammino verso Dio, assume da essa il significato più vero per ogni sua norma. In realtà, il nesso tra l'interpretazione della legge ecclesiale umana, e cioè della legge canonica, in ordine alla sua applicazione, e la retta interpretazione della fede, ha insegnato Benedetto XVI, non si riduce ad una mera assonanza semantica, considerato che il diritto canonico, e cioè l'espressione umana del diritto ecclesiale, trova nelle verità di fede il suo fondamento e il suo senso, e che la lex agendi non può che rispecchiare la lex credendi. Questo prezioso ed illuminante frammento magisteriale si chiarisce maggiormente se si inserisce nel suo naturale contesto costituito dall'economia ecclesiale incentrata sul fedele, che contribuisce a sua volta a spiegare meglio. In effetti il fedele costruisce il suo personale itinerario di verità verso la verità, e cioè verso Dio, imprimendo, attraverso la libertà dei figli di Dio, il proprio personale suggello al comune patrimonio fideistico, sacramentale e comunitario, diversità dell'unità. Una tale indefessa operatività del fedele, in signo veritatis, avviene nel seno materno della Chiesa, conformata dal suo divino fondatore per essere strumento della redenzione di tutti. Infatti, come autorevolmente insegna il Concilio Vaticano II, Dio ha convocato l'assemblea di coloro che guardano nella fede a Gesù, autore della salvezza e principio di unità e di pace, e ne ha costituito la Chiesa perché sia per tutti e per i singoli il sacramento visibile di questa unità salvifica. Se una simile assemblea istituita in comunione è il mezzo per la salvezza del fedele, che come sancisce il canone 1752 deve essere sempre nella Chiesa la legge suprema, questa funzione soterica, che è la ragione stessa di esistenza della Chiesa, non può non improntare integralmente il diritto, che deve così conformarsi armonicamente alla redenzione, rappresentazione del compito riconciliativo di Cristo nel mondo. Diritto redentivo e rivelativo, dunque, che mantiene il suo punto di partenza e la sua sede nel cielo, e attraverso la sfera del mondo si rapporta ancora una volta al cielo. Diritto quindi del regno dei cieli, e precisamente diritto del regno dei cieli nascosto, che è in avvento nella Chiesa visibile, e che nel suo carattere occulto non può essere sottoposto ad un processo di organizzazione come una entità comunitaria terrena. Stando così le cose, questo diritto ecclesiale rimanda con tutta serietà all'atteggiamento d'amore del Redentore, che in tutti gli atti giuridici ecclesiastici non è solo accennato da lontano, ma trova realmente la sua manifestazione in essi,
cosicché questo diritto trova la sua giustificazione ultima, realmente sono nell'avere come contenuto la sublimità teandrica dell'ubbidienza amorosa di Cristo e nell'essere inteso e vissuto come espressione dell'assoluta relazione d'amore rivelata tra il Padre e il Figlio nello Spirito. Il diritto ecclesiale trova allora, né potrebbe essere altrimenti, la sua genuina formulazione nella parola stessa di Dio, ossia nel diritto divino. Un tale diritto è, nell'ordinamento ecclesiale, la legge suprema e inviolabile anche per ogni norma umana destinata a reggere il popolo di Dio. Ogni norma umana, di qualunque specie sia, non può infatti dirsi tale se non costituisce una genuina incarnazione ed una corretta espressione della legge di Dio. La norma divina, immediatamente per sé vigente nell'ordinamento ecclesiale, del quale congenitamente concretizza il nucleo costituente ed insieme l'ordo ordinance, incarna quindi non soltanto un limite insuperabile, ma anche, vorrei dire soprattutto, un paradigma obbligato per il legislatore umano, qualunque questo sia. Questi, nel predisporre la sua regola giuridica, deve sempre riferirsi alla norma divina, che è la misura alla quale deve attenersi. Più specialmente il legislatore può commisurare la propria norma a quella divina, oltre che semplicemente cercando di enunciarla, traendola come conclusione in via deduttiva. Nell'uno e nell'altro caso la ratio divina, sia pure con diversa immediatezza, è ancora tutta presente nella legge umana. Il legislatore umano può tuttavia rifarsi anche solo determinativamente, in via di specificazione, al paradigma divino, come un architetto che da questa o quella forma particolare definita ad un'idea generale ed astratta, come quella di casa. In quest'ultima fattispecie, con l'integrazione della razza umana, è evidente il momento di autonomia riservato nel sistema allo stesso legislatore ecclesiale umano. In una simile prospettiva si comprende che l'interprete del diritto ecclesiale umano, e cioè del diritto canonico, non possa appiattirsi sulla lettera della legge. In quel discorso del 21 gennaio 2012 al Tribunale Rotale Romano, Benedetto XVI, stigmatizzando un certo compiacimento positivistico che si va dilatando nella canonistica a causa di suggestioni provenienti dai diritti statuali o talvolta anche per necessità di far presto o per comodità o anche per una sorta di pigrizia mentale, ha additato, coerentemente con la natura che ha il diritto ecclesiale propria, una strada differente per l'interpretazione della norma canonica. Qualora si tendesse a identificare il diritto canonico con il sistema delle leggi canoniche, ha affermato il Pontefice, la conoscenza di ciò che è giuridico nella Chiesa consisterebbe essenzialmente nel comprendere ciò che stabiliscono i testi legali. A prima vista, questo approccio sembrerebbe valorizzare pienamente la legge umana, ma risulta evidente l'impoverimento che questa concezione comporterebbe. Con l'oblio pratico del diritto naturale e del diritto divino positivo, come pure del rapporto vitale di ogni diritto con la comunione e la missione della Chiesa, il lavoro dell'interprete viene privato del contatto vitale con la realtà ecclesiale. Esiste un'altra via, sottolinea il Pontefice, in cui la comprensione adeguata della legge canonica apre la strada a un lavoro interpretativo che si inserisce nella ricerca della verità sul diritto e sulla giustizia nella Chiesa. Il vero diritto è inseparabile dalla giustizia, anche per la legge canonica, nel senso che essa non può essere rinchiusa in un sistema normativo meramente umano, ma deve essere collegata a un ordine giusto della Chiesa in cui vige una legge superiore. In quest'ottica, la legge positiva umana perde il primato che le si vorrebbe attribuire, giacché il diritto non si identifica più semplicemente con essa. In ciò, tuttavia, la legge umana viene valorizzata in quanto espressione di giustizia, anzitutto per quanto essa dichiara come diritto divino, ma anche per quello che essa introduce come legittima determinazione del diritto umano.
In effetti occorre sempre considerare che una disposizione umana si fa norma del diritto ecclesiale in quanto incarna in modo immediato o in maniera mediata, sia in via deduttiva sia più spesso determinativa, una statuizione del diritto divino che ne costituisce perciò il fondamento della giuridicità e quindi della validità. La norma umana è quindi ecclesiale, entrando nell'ordinamento e divenendo un elemento vitale unicamente in forza del contenuto e perciò in quanto anch'essa esprime la verità. Potremmo dire, capovolgendo una celebre espressione hobbesiana, veritas non autem auctoritas facit legem. In realtà il diritto divino costituisce per il legislatore in qualche modo un dato che in quanto tale deve essere capito, ed anche in rapporto alla sua particolare origine e al suo contenuto singolare reso accessibile ai destinatari delle norme, e cioè nel nostro caso ai fedeli. Questi ultimi, come pure lo stesso legislatore, si trovano ad essere necessariamente situati non solo nel tempo ma anche nello spazio, così che vengono ad essere condizionati nella loro comprensione tanto diacronicamente quanto sincronicamente. In altri termini, l'intelligenza del diritto divino resta subordinata alla duplice misura del tempo e dello spazio, misura che fornisce le coordinate che consentono di individuare ciascun peculiare sitzim leben che riprendendo un'importante e usuale terminologia possiamo anche chiamare con la parola cultura. A questo punto si precisa una conclusione essenziale. Il divino è per l'ordinamento ecclesiale un continuum assoluto, pur se non infrequentemente vive nella discontinuità dell'interpretazione umana attraverso la quale l'unità del diritto divino assume la diversità di una disposizione umana che lo ricrea, servendosi della mediazione di un linguaggio giuridico situato culturalmente nel tempo e nello spazio, diversità dell'unità. In una tale ottica occorre ancora sottolineare che nel popolo di Dio la legge umana, e quindi in particolare pure il codice nelle sue formulazioni, deve adattarsi alla specificità del giuridico ecclesiale, colorando così con tinte proprie la legalità canonica. Si può allora comprendere che una corretta interpretazione della norma canonica impone che la lettera del dettato normativo venga superata nella fede, e cioè nella parola di Dio. Per ottenere una tale trascendenza bisogna vivere la Chiesa, anzi essere una sola cosa con essa, secondo quanto ha precisato con grande chiarezza Benedetto XVI nella sua allocuzione al Tribunale della Rota Romana del 21 gennaio 2012. L'uso dei mezzi interpretativi previsti dal codice di diritto canonico nel canone 17, a cominciare dal significato proprio delle parole considerate nel testo e nel contesto, non è più un mero esercizio logico. Si tratta di un compito che è vivificato da un autentico contatto con la realtà complessiva della Chiesa, che consente di penetrare nel vero senso della lettera della legge. Accade allora qualcosa di simile, aggiunge il pontefice riprendendo un suo precedente intervento, a quanto si può dire a proposito del processo interiore di Sant'Agostino nell'ermeneutica biblica. Il trascendimento della lettera ha reso credibile la lettera stessa. Si conferma così che anche nell'ermeneutica della legge l'autentico orizzonte è quello della verità giuridica, da amare, da cercare e da servire. Ne segue che l'interpretazione della legge canonica deve avvenire nella Chiesa. Non si tratta di una mera circostanza esterna, sottolinea il pontefice, ambientale. È un richiamo allo stesso humus della legge canonica e delle realtà da essa regolate. Il sentire cum ecclesia ha senso anche nella disciplina a motivo dei fondamenti dottrinali che sono sempre presenti e operanti nelle norme legali della Chiesa. Questi fondamenti, sempre presenti nell'economia giuridica della Chiesa, come del resto tutta la trama del discorso pontificio al Tribunale della Rota Romana del 21 gennaio 2012 evidenzia, sono costituiti, come ho già notato, dalla fede che si consolida attorno alla parola di Dio.
Il Concilio Vaticano II aveva del resto già insegnato. Ciò appare ancor più chiaramente a chi considera che norma suprema della vita umana è la legge divina, eterna, oggettiva e universale, per mezzo della quale Dio, con un disegno di sapienza e amore, ordina, dirige e governa tutto il mondo e le vie della comunità umana. E Dio rende partecipe l'uomo della sua legge, così che l'uomo, per soave disposizione della provvidenza divina, possa sempre più conoscere l'immutabile verità. In un simile quadro la verità, in radiatio et participatio legis eterne, conformando l'economia normativa canonica così divina come umana, costituisce per il fedele la strada soteriologicamente obbligata per vivere correttamente la sua ordinatio in Deum. Più specialmente poi, per quanto si riferisce alla norma ecclesiale umana, questa, esemplandosi a misura del dato divino, esprime la verità che, in quanto riconosciuta come tale dal fedele, non può non imporglisi, poiché altrimenti questi, il fedele, si porrebbe in contrasto con Dio stesso. In maniera più specifica, poi, la norma umana si appropria dei contenuti fideistici di verità sotto l'aspetto pratico del quotidiano necessario all'esistenza del popolo di Dio, null'altro essendo propriamente il diritto che il reciproco rapportarsi degli uomini necessario all'esistenza comunitaria. Per dirla con Dante, realis et personalis, homo ad hominem proportio, qua servata hominum servat societatem et corrupta corrumpit. Da una tale angolazione può allora facilmente cogliersi anche la peculiarissima razionalizzazione giuridica comunitaria propria del diritto ecclesiale umano. Se è vero, come scrive Tommaso d'Aquino, che l'ex quaedam regula est et mensura actum, secundum quam inducitur aliquis ad agendum, vel ab agendo retraitur, ed ancora, se è vero che la misura di una simile regola non può che essere la ragione, poiché l'uomo è dominus suorum actum unicamente per rationem et voluntatem, così che actiones proprie umane dicuntur, quae ex voluntate deliberata procedunt, allora la legge si presenta anzitutto come rationis ordinatio. Tuttavia, la ratio commisurante non può essere, qui particolarmente, che una ragione mutata e trasfigurata per renderla atta a parametrare un uomo che ritorna soprannaturalmente al proprio principio, ad veritatem per veritates, e dunque una ordinatio rationis divenuta in continuità, ma soprattutto in discontinuità, ordinatio fidei, secondo una legge che, come ebbe una volta a sottolineare Paolo VI, deve sgorgare dall'essenza della Chiesa di Dio, per la quale la legge nuova e originale, quella evangelica, è l'amore, è la grazia Spiritus Sancti quedatur per fidem Christi. Grazie. Ringrazio il professor Bonnet per questa introduzione che, partendo dalla locuzione del Santo Padre, ci ha fatto uscire alle acque profonde, ha aperto orizzonti, e nel frattempo è arrivato Monsignor Stankiewicz. Grazie a qualche errore mio, risulta che siamo rimasti con la prima informazione: il forum avrebbe dovuto cominciarsi alle 9.30 e Monsignor Stankiewicz, come sempre, puntualmente è arrivato secondo le informazioni. Benvenuto, e spero che ci farà adesso ritornare e concretizzare le cose, già condividendo qualche riflessione sulla locuzione del 21 gennaio di quest'anno. Io vorrei chiedere scusa per questo ritardo, ma penso che il professor Bonnet ex equitatis è intervenuto.
Io vorrei fermarmi su queste parole del Papa, la romaneutica del diritto canonico e la creatività giuridica dell'interpretazione giudiziale. Cioè queste due espressioni che vorrei affrontare, che il Papa ha pronunciato nell'ultimo suo discorso durante l'inaugurazione del nuovo anno giudiziario. Cioè queste locuzioni ci portano nel campo dell'ermeneutica, soltanto che può essere, ricordando, definita in generale come teoria o filosofia dell'interpretazione del significato, il quale comprende sia il senso che la significazione delle parole o degli enunciati. La sua qualificazione tradizionale, ermeneutiche tecne ars interpretationis, riguarda l'arte dell'interpretazione come trasformazione, non come teoria, non teoria come contemplazione, ma anche come principi dell'interpretazione e la loro applicazione a un compito determinato. L'ermeneutica contemporanea è caratterizzata da diversi approcci al problema della possibilità di una descrizione oggettiva del significato soggettivamente inteso dallo stesso soggetto interpretante, cioè dall'interprete. Tra questi approcci, secondo Bleicher, si distinguono tre indirizzi principali, cioè la teoria ermeneutica esegetica, incentrata sulla problematica di una teoria generale dell'interpretazione vista come metodologia delle scienze umane dello spirito, Geisteswissenschaften in tedesco, ossia ermeneutica intesa come metodologia dell'interpretazione testuale, secondo la filosofia ermeneutica che non tende alla conoscenza oggettiva da raggiungere con l'uso delle procedure metodiche, alla ricognizione oggettiva del significato inteso dall'autore, ma alla spiegazione e alla descrizione fenomenologica dell'esserci umano nella sua determinatezza temporale e storica, cioè alla conoscenza dotata di rilevanza pratica in cui viene trasformato il soggetto stesso, diventando così consapevole di nuove possibilità di esistenza e della propria responsabilità per il futuro. E terzo, l'ermeneutica critica, che contesta le assunzioni idealistiche immanenti attribuite alla teoria ermeneutica esegetica, alla filosofia ermeneutica, e unisce un approccio metodologico ed oggettivo con il tentativo di raggiungere una conoscenza rilevante per la prassi, in cui la critica è guidata dal principio della ragione, inteso come l'esigenza di una comunicazione e autodeterminazione non vincolate repressivamente. In questo intervento vorrei soffermarmi ovviamente in modo molto sommario sul significato delle citate all'inizio espressioni o locuzioni tratte dal discorso di Benedetto XVI riguardanti l'ermeneutica e la creatività giuridica nel diritto canonico. E vorrei proporre questo tentativo sullo sfondo delle formulazioni metodologiche del processo interpretativo di carattere triadico, cioè lo spirito pensante dell'interprete, le forme rappresentative e la spiritualità del soggetto interpretato che si è oggettivata in forme rappresentative. Questa teoria indicata nella teoria dell'ermeneutica di Emilio Betti, eminente giurista, romanista e filologo, il quale giunse alla teoria generale dell'interpretazione partendo dal problema del rapporto tra la dogmatica giuridica
e la giurisprudenza attuale come interpretazione della legge. Secondo il pensiero di Bethig, i quattro momenti teoretici si alternano nel processo interpretativo, cioè il momento filologico, operante nella ricostruzione grammaticale e logica del testo, il momento critico, operante nel distinguere tra gli elementi originali aggiunti in una fase successiva, il momento psicologico, operante nel ricreare la posizione personale ed intellettuale dell'autore del testo, e il momento tecnico, operante nell'intendere il senso del mondo oggettivo spirituale alla stregua della sua particolare legge della formazione, in cui l'oggetto è considerato in sé senza riferimenti ai fattori esterni contingenti. E così, in specie, Bethig propone i tre tipi fondamentali dell'interpretazione, cioè, prima, interpretazione in funzione meramente ricognitiva, cioè come interpretazione filologica, storica e tecnica in funzione storica, interpretazione riproduttiva, cioè che contiene interpretazione traducente, e interpretazione in funzione riproduttiva, interpretazione drammatica, musicale, e terzo, interpretazione in funzione normativa. E qui mette interpretazione giuridica, e questa interessante interpretazione teologica e interpretazione psicologica in funzione pratica. È interessante notare che nell'ambito dell'interpretazione in funzione normativa Bethig colloca non solo il diritto, cioè inteso come giurisprudenza, diritto comparato, diritto internazionale privato, ma anche la teologia. Tuttavia, secondo il suo pensiero, il diritto segue la regola dell'ermeneutica iuris, mentre la teologia, e poi mette anche il diritto canonico accanto a teologia, ma soltanto menziona, senza fare riferimenti dopo specifici, proprio teologia e diritto canonico seguono la regola della ermeneutica fidei. E ciò considerate, sembra che non è difficile accorgersi che in questa impostazione dell'ermeneutica della fede, possiamo dire teologica e canonistica, prospettata nell'ambito dell'ermeneutica intesa come metodologia dell'interpretazione testuale, trovi il suo appoggio posteriore ad essa una corrente canonistica teologizzante, cioè ricordiamo il famoso Correggio del 1977, questa di Bethig del 1955, pertanto questa impostazione. Torniamo a questa impostazione di Correggio, poi seguita anche dalle altre, che concepisce sia il diritto canonico essenzialmente come realtà teologica, interpretata con il metodo teologico, sia la legge canonica intesa come ordinatio fidei e non ordinatio rationis, specificata così dalla concezione tradizionale dovuta a San Tommaso d'Aquino. Anzi, la suddetta corrente canonistica sostiene che l'accezione della legge canonica come la disposizione della fede, ordinatio fidei, sia una geniale intuizione che ha delle conseguenze importanti non solo per la canonistica, ma anche per le scienze giuridiche in generale. Per i limiti dell'argomento affrontato in questo intervento, si prescinde dalla valutazione della corrente radicalmente teologizzante, in cui, secondo l'opinione tradizionale, l'indole teologica del diritto ecclesiale scade in un teologismo che presenta sotto nuove forme il vecchio antigiuridismo
di segno spiritualistico. Dall'altra parte, la teologizzazione del diritto canonico, o almeno la sua indole teologica, quasi natura sua dovrebbe confluire nella ermeneutica fidei di Betti, nella quale egli colloca il diritto canonico accanto alla teologia, sebbene non faccia alcun riferimento specifico alle norme canoniche nell'esposizione dei principi e delle regole riguardanti l'interpretazione teologica. Dunque, nella teoria ermeneutico-esegetica bettiana, la giurisprudenza, cioè il diritto, come la teologia, si trovano dinanzi ai testi vincolanti da interpretare, testi le cui enunciazioni pongono non solo la comune esigenza teoretica di essere intesi, problema dell'intendere, ma inoltre anche un'esigenza pratica di essere osservati, problema dell'intendere per decidere, per agire, il che conferisce all'interpretazione giuridica e a quella teologica una destinazione o funzione normativa. Infatti, nel suo pensiero, dai testi legali come dai testi sacri, noi possiamo dire sacri canones, promana non solo l'appello alla intelligenza rivolto allo spirito contemplativo, ma anche un appello di osservanza rivolto allo spirito pratico, cioè mediante un assegnamento sulla volontà e sull'iniziativa dell'azione, in quanto nel loro docere sia implicito anche un iubere. Ma la funzione interpretativa, secondo Betti, postula anche qui, cioè nel campo teologico e aggiungo anche canonico, come nel campo del diritto, il vincolo dell'interprete ad un ordine o sistema precostituito, che qui è dato dal credo religioso nella teologica. E inoltre, ogni qualvolta viene avvertito il difetto di una soluzione testuale, postula un procedimento ermeneutico che consenta di provvedere all'autointegrazione del sistema, ricavandone, secondo una linea di coerenza logica e assiologica, criteri di soluzione dei casi non contemplati in accordo con la dogmatica teologica elaborata nella tradizione ecclesiastica. Questa autointegrazione si opera mediante l'analogia impregnata sulla intrinseca coerenza del sistema della fede, cioè analogia dottrine seu fidei, in modo del tutto simile a cui si richiama la dogmatica giuridica, che è rivolta all'autointegrazione del diritto e culmina anche nella analogia iuris. Su questo sfondo comparativo della teoria generale dell'interpretazione bettiana emerge la rilevanza canonico, giuridica e teologica dei principi ermeneutici rievocati da Benedetto XVI nella sua menzionata allocuzione, per quanto concerne, in parole del Papa, l'interpretazione della legge canonica in ordine alla sua applicazione. L'ermeneutica del diritto canonico, afferma Papa, è strettamente legata alla concezione stessa della legge della Chiesa e alla sua adeguata comprensione. Cioè, questa parte certamente coincide con il professor Bonnet, ma io non ho ascoltato tutto il discorso, così non so quale parte dice, dovrei forse omettere. Ma se duo facunt idem non est idem, mi sembra questo adagio. Infatti, considerato che il diritto canonico trova nella verità di fede il suo fondamento, il suo stesso senso,
l'ex agendi rispecchia l'ex credendi, l'ermeneutica canonica non tende a identificare il diritto canonico con il sistema delle leggi canoniche. La limitazione di ciò che è giuridico nella Chiesa soltanto a quello che stabiliscono i testi legali porterebbe alla sopravvalutazione della legge meramente umana, con l'oblio pratico del diritto naturale e del diritto divino positivo, come pure del rapporto vitale di ogni diritto con la comunione e la missione della Chiesa, cioè con la realtà ecclesiale. Perché anche nel campo giudiziale, se noi entriamo nell'acque dell'interpretazione soltanto meramente della posizione, meramente delle conclusioni di diritto umano, cioè ci stacchiamo anche dal diritto naturale, del diritto positivo. Invero, come ribadisce il Papa, per cogliere il significato proprio della legge occorre sempre guardare alla realtà che viene disciplinata, non solo quando la legge è dichiarativa del diritto divino, ma anche quando introduce costitutivamente delle regole umane. Soltanto c'è problema quale queste parti sono costitutivamente delle regole umane. Queste vanno infatti interpretate anche alla luce della realtà regolata, la quale contiene sempre un nucleo di diritto naturale e divino positivo, con il quale deve essere in armonia ogni norma per essere razionale e veramente giuridica. In questa prospettiva, l'uso dei mezzi ermeneutici, stabiliti specialmente dal canone 17 del codice, secondo Benedetto XVI, è vivificato da un autentico contatto con la realtà complessiva della Chiesa che consente di penetrare nel vero senso della lettera della legge per raggiungere quel orizzonte nella ermeneutica della legge che è quella della verità giuridica da, come ho sentito per Sor Bonetta, da amare, cercare e da servire. E proprio ne segue che l'interpretazione della legge canonica deve avvenire nella Chiesa, pertanto questo humus della legge canonica e della realtà da essa regolata, come anche nello spirito di sentire come Ecclesia, a motivo dei fondamenti dottrinali che sono sempre presenti e operanti nelle norme della Chiesa. Inoltre, come aggiunge il Santo Padre, l'interpretazione della legge canonica deve seguire quell'ermeneutica del rinnovamento nella continuità. Mi sembra questo molto, molto importante, cioè questa tradizione canonica di cui Papa dice ho parlato in riferimento al Concilio Vaticano II, cioè il 22 dicembre 2005, così strettamente legato all'attuale legislazione canonica. Cioè questa continuità e questi criteri interpretativi ermeneutici indicati da Benedetto XVI si applicano a tutte le categorie di interpretazione, cioè dalla ricerca scientifica sul diritto canonico all'attività degli operatori giuridici in sede giudiziaria o amministrativa, fino alla ricerca quotidiana delle soluzioni giuste nella vita dei fedeli e delle comunità, dove ogni fedele interpreta anche applicando le norme canoniche. Occorre pertanto questo spirito di docilità per accogliere le leggi, cercando di studiare con onestà
e dedizione la tradizione giuridica della Chiesa, questa è anche una sottolineatura molto importante, mi sembra, per potersi identificare con essa e anche con le disposizioni legali emanate dai pastori, specialmente dalle leggi pontificie, nonché il Magistero su questioni canoniche. E questo già Giovanni Paolo e poi anche l'attuale Papa mette sempre in evidenza. Cioè, Magistero su questioni canoniche, il quale è di per sé vincolante in ciò che insegna sul diritto. Per noi, operatori del diritto nel campo giudiziale, per noi questo anche c'è un valore non solo interpretativo, ma anche applicativo, molto importante. Per non cadere nel positivismo giuridico, nella recta interpretazione, perché noi applicando la legge crediamo di applicare rettamente, pertanto, ma questo non vuol dire è soggettivamente corretta nella coscienza, ma oggettivamente potrebbe essere anche non corretta. Pertanto non si può piegare, queste sono le parole di Giovanni Paolo II, non si può piegare la legge canonica al capriccio o all'inventiva interpretativa in nome di un principio umanitario ambiguo e indefinito, cioè l'occasione del 1993. E questo poi era anche commentato anche a Brescia e poi anche specialmente dal Cardinale Navarrete, era questo discorso molto importante, anche riguardo al significato dei termini estranei alla tradizione canonistica, cioè che riguardano actus positivus voluntatis, sul error iuris, pertanto nel 1999, poi sull'error in qualitate persone, cioè persona non fisica, ma cioè anche qualità come persona, invocando anche le edizioni rotali degli anni 77, invocavano questo concilio che avrebbe allargato il concetto della persona, ma così noi anche seguiamo questa discriminazione nel campo delle persone che, contro cui anche si è pronunciato concilio, pertanto, o sulla in qualità delle persone, pertanto sono diversi campi di applicazione questa interpretazione del comodo, interpretazione, o fare ricorso come dice Benedetto XVI, ad una creatività giuridica in cui la singola situazione, cioè legalizzata dall'interpretazione ed applicazione concreta, diventerebbe fattore decisivo per accertare l'autentico significato del precetto legale nel caso concreto. E cioè, come Giovanni Paolo ha indicato, questo principio umanitario che avrebbe giustificato questa interpretazione, questa creativa. E Benedetto XVI indica la misericordia, equità, economia, care alla tradizione orientale. E pertanto, secondo il Magistero di Benedetto XVI, l'ermeneutica del diritto canonico deve seguire la via in cui la comprensione adeguata delle leggi canoniche, della legge canonica, apre la strada a un lavoro interpretativo che si intrinseca nella ricerca della verità sul diritto e sulla giustizia nella Chiesa, in modo che la legge canonica non venga rinchiusa in un sistema normativo meramente umano, ma deve essere collegata a un ordine giusto della Chiesa in cui vige una legge superiore. Anche nel campo giudiziale a
applicando le norme che di solito sono di diritto naturale, di diritto positivo, pertanto che la nostra interpretazione non diventa, cioè questo, soltanto una chiusura positiva, cioè allontanandosi proprio da questa legge superiore. Grazie. Grazie a Monsignor Stankevich per queste riflessioni. A sentire, mi stavo collegando un po' con il congresso che abbiamo avuto all'inizio di quest'anno accademico sull'uomo nell'età moderna. All'inizio di questo congresso, prima professor Carlo Fantapie, poi padre Ottavio De Bertolis ci hanno introdotti che cosa è avvenuto 1000 anni fa, diciamo i tempi di Graziano e poi i tempi posteriori, il momento di distacco di diritto canonico dalla teologia, partendo proprio dal fatto di incarnazione, dal fatto che Gesù Cristo è diventato uomo razionale. Allora poi si sono concentrati, a un certo momento, se è razionale, quelle leggi che abbiamo, le norme che abbiamo nella Chiesa, devono avere il fondamento razionale e la sua esplicazione, ragioni razionali. E così man mano abbiamo cominciato a differenziarsi da, diciamo, altri ordinamenti giuridici religiosi, ebraico, musulmano, e man mano si sviluppa questo specifico di diritto canonico. Però risulta da queste riflessioni che abbiamo sentito che chissà siamo andati troppo lontano in questa separazione tra la ragione, tra diritto canonico, che deve essere razionale e fino all'ultimo precisato, e la teologia, e la fede stessa che avrebbe dovuto costituire fondamento. Io sono più propizio a pensare delle cose pratiche, quindi quando penso del positivismo giuridico e dei punti, dei luoghi dove avviene una interpretazione troppo esagerata, mi vengono in mente le situazioni tipo, un parroco che non vuole ammettere alla cresima o alla prima comunione un ragazzo, come si suol dire oggi, diversamente abile, un ragazzo con handicap mentale, che dice i ragazzi devono essere adeguatamente preparati. Allora non ammettiamo perché questi non sono adeguatamente preparati e intanto si salvino lo stesso. Bene, ci sono questi luoghi di interpretazione troppo stretta, che si dimentica il fondamento di diritto e delle norme codiciali. Ma poi sono grato di poter staccarmi da queste concretizzazioni, sono grato per questi insight che i nostri due maestri ci hanno dato. Vorrei passare la parola in questo momento, unico che mi aveva accennato che vuole parlare era padre Ghirlanda, quindi la pregherò qua per condividere le sue e poi continuiamo con la condivisione. Vorrei ricollegarmi bene sia al discorso di professor Bonnet sia di Monsignor Stankevich riguardo a questa questione della legge come ordinatio fidei, ordinatio rationis. Appunto fu il cavallo di battaglia di Corecco, quello dell'ordinatio fidei. A mio parere certamente si rivela insufficiente per la Chiesa la definizione di legge di San Tommaso, semplicemente quedam rationis ordinatiat bonum commune ab eo qui curam communitatis habet promulgata. E insufficiente perché, a mio parere, appunto, da una parte, diciamo, fare della legge ecclesiastica semplicemente un ordinatio fidei toglie appunto tutta quella dimensione dell'attività dell'uomo con la sua ragione, perché anche la legge ecclesiastica rimane opera dell'uomo.
e quindi della sua ragione. Ma io appunto aggiungerei alla definizione di San Tommaso quaedam rationis ordinatio lumine fidei et caritate atque gratia Spiritus Sancti informata ad bonum comune ab eo qui curam communitatis habet promulgata. E basti pensare ad Atti 15, dove appunto c'è la coscienza da parte degli apostoli e gli anziani, dove dicono abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi, quindi è opera sia dello Spirito che dell'uomo, quindi di loro riuniti, illuminati dallo Spirito, e quindi arrivano al canone fondamentale della Chiesa, che basta solo il battesimo. Posto questo, a me sembra anche importante in quella definizione cosa si intende per bene comune nella Chiesa, perché la legge è volta al bene comune, quindi anche sia nella produzione della legge che nella interpretazione, appunto, è volta al bene comune, quindi cosa si intende per bene comune. E qui faccio tesoro già di uno, diciamo, di studi fatti dal professor Bonnet, che condivido pienamente, partendo da Gaudium et Spes 26, appunto c'è un bene comune, si può intendere un bene comune come tutto l'insieme delle condizioni che permettono l'attuarsi del singolo e dei gruppi, e nella Chiesa quindi questo va interpretato dal punto di vista teologico e della fede. Quindi cos'è il bene comune interno teologico della Chiesa? È Cristo stesso, e quindi la salvezza, la vita di grazia, la vita trinitaria. E questo nel 73 lo sottolineò Paolo VI. Giovanni Paolo II questa visione di Paolo VI la introdusse all'interno della Chiesa, della comunione ecclesiale, cioè la comunione ecclesiale pone le condizioni perché ogni fedele possa realizzarsi in ordine alla salvezza. Quindi quando si parla di bene comune, certamente non è solo un bene comune esterno, ma è il bene comune interno, cioè la vita di grazia, la partecipazione alla vita della Trinità. E allora a me sembra che, quindi innanzitutto come conseguenza anche nell'interpretazione della legge, delle situazioni che si creano nella Chiesa, anche potremmo dire di tensione talvolta tra il bene comune e il bene del singolo, la risoluzione è in relazione a Cristo, che diciamo è il bene partecipato sia dal singolo che da tutta la comunità. Ma allora a me sembra qui che ogni singola legge e tutto l'ordinamento ecclesiale deve partire da una precomprensione di fede, da una parte dell'uomo rigenerato in Cristo, membro della Chiesa e sottomesso alla legge dell'amore, e dall'altra parte appunto una precomprensione di fede delle strutture della Chiesa che nella loro essenza, diciamo, le strutture fondamentali sono date dal suo fondatore, e quindi è necessaria una precomprensione di fede, per cui la verità giuridica, diciamo, da una parte è analoga alla verità morale e alla verità dommatica. Alla verità morale perché è l'autocomprensione, la verità giuridica deve essere l'autocomprensione dell'uomo in relazione alla radicalità del Vangelo, e questa radicalità deve essere poi tradotta nelle norme, nell'applicazione delle norme, e dall'altra parte è analoga alla verità dommatica come autocomprensione della Chiesa, della comunità ecclesiale, di quello che è e delle strutture che si deve dare appunto proprio per far sì che l'uomo possa raggiungere la sua finalità, la salvezza, cioè il bene comune nel senso appunto teologico interno della vita della Chiesa. E per cui allora sia la produzione delle leggi che l'interpretazione è opera di discernimento. Il giudice è chiamato a un discernimento, deve arrivare a una certezza morale riguardo alla situazione, e questo è discernimento nello spirito dei fatti, ma illuminato anche lì dalla fede e dalla finalità che vuole raggiungere, e così nel momento della produzione delle leggi. E sotto questo punto di vista a me sembra che allora il diritto canonico entri nel dinamismo dell'annuncio delle verità di fede, perché contiene le verità di fede, certo sotto formule diverse di un dogma o di una sistemazione teologica, ma è in questa dinamica e non lo dobbiamo mai, direi, dimenticare.
Però questo potrebbe portare a una assolutizzazione allora della legge e del diritto canonico. E qui pongo poi una domanda che vorrei una risposta da voi. Nel senso che da una parte bisogna osservare, come veniva detto, certamente la legge che è posta e ci vincola. La dobbiamo interpretare in ordine al fine ultimo, il bene comune e la salvezza, eccetera. Ma ci si rende conto proprio della inadeguatezza delle leggi positive. Cioè il mistero dell'uomo e il mistero della Chiesa mai nessun ordinamento giuridico positivo lo potrà mai rendere. Quindi nessuna legge, nessuna norma potrà mai raggiungere le dimensioni più profonde del mistero dell'uomo e dell'uomo salvato in Cristo, che è chiamato a una salvezza eterna. Per cui qui usava il professor Bonnet il termine di discontinuità, io uso piuttosto il termine di frammentarietà, ma mi sembra che sono equivalenti, del diritto in generale, di ogni diritto positivo, non solo quello della Chiesa, e tanto più quello della Chiesa che si volge appunto a come fine la salvezza e il mistero dell'uomo. Allora, come si risolve questo nella concretezza? Attraverso l'analogia fidei, attraverso l'analogia iuris, attraverso l'equitas canonica? Ecco, questa è la domanda che pongo alla fine del mio discorso, insomma. Non so se qualcuno di voi vorrebbe rispondere subito o procediamo ancora con la condivisione. Condivisione sia nel senso generale, nelle riflessioni di che cosa, quale sfide pone la nuova evangelizzazione davanti al diritto canonico, sia concentrandosi già sulla questione della interpretazione magari troppo positivista di diritto canonico. Ecco, padre De Bertolis. Per me è un'autentica consolazione sentire l'irruzione del problema della interpretazione nell'ambito del diritto canonico. Come studioso di filosofia del diritto ho sempre pensato che il diritto canonico, nonostante le sue peculiarità innegabili, fosse una delle molteplici forme nelle quali si dà l'esperienza giuridica umana. Io ricordo la mia perplessità quando nella esegesi del canone 17 mi si presentava appunto il testo e il contesto in ambito come se significasse puramente l'interpretazione sistematica, l'interpretazione teleologica, l'interpretazione della ratio legis. In realtà mi pare che, io personalmente ho salutato con un grande sollievo e grande consolazione interiore la locuzione del Santo Padre, perché mi sembrava appunto che il problema dell'ermeneutica, che di per sé non è maturato particolarmente nell'ambito canonistico, ma è un problema che l'ambito civile dibatte da molti anni, sia pienamente entrato anche nel nostro approccio. Ora, la cosa che a me interessa, in qualche modo anche sconvolge, perché trovo un parallelismo veramente insospettato tra le parole del Santo Padre e le parole di un autore estremamente laico e che, diremmo, si trova proprio sulla parte opposta, diciamo così, di Benedetto XVI. Un libro di Gustavo Zagrebelsky, che è stato presidente della Corte Costituzionale Italiana, che è anche valdese, tra l'altro, intitolato La legge e la sua giustizia. Dedica delle pagine estremamente interessanti al problema dell'interpretazione. A me questo, quello che colpisce della sua osservazione è che mi ha aiutato a passare dall'interpretazione vista come processo a due, come processo che parte cioè dal testo e conduce alla fattispecie, a interpretazione come processo dinamico a tre, cioè il testo della legge, la fattispecie e la persona
a cui è diretta questa fattispecie. Zagrebelsky distingue tra appunto la fattispecie e il caso, dice: noi giuristi non ci occupiamo di fattispecie nel senso astratto, lui parla per lui civilista, ma a maggior ragione per noi canonisti, ma diremo riguarda una singola storia, una singola persona. Questo caso è ciò che noi... lui dice che l'interpretazione è interpre-esse, l'interpretazione è una traduzione, ossia i tecnici del diritto devono rendere comprensibile quella che è la disposizione dei testi, la disposizione legale, la precipitazione normativa di una, di una norma, in quello che è il complesso dei valori che quella persona in quel momento riesce a capire, quella persona in quel contesto culturale, che per noi, mi sembra, nel discorso del Santo Padre, diventa un contesto ecclesiale. Quindi la nostra attività come canonisti, tanto che ci occupiamo di quell'atto giuridico che è la redazione di una sentenza, quanto se siamo parroci o se siamo semplici confessori, in fondo dovrebbe essere proprio un'attività di mediazione, proprio nel senso, nel senso molto, molto, molto forte di questo, tra i valori che vengono proposti dall'autorità e quello che è un insieme di valori condivisi in cui sorge la cultura umana e l'esperienza giuridica, civile o canonica, potremmo dire la società civile oppure lo Stato, oppure la Chiesa. In questo senso mi sembra che il diritto possa essere adeguatamente paragonato a una moneta che da una parte ha i dicta del potere, e perché il diritto è anche inevitabilmente una statuizione normativa e quindi il momento positivistico come tale è imprescindibile. D'altra parte, perché questa moneta sia spendibile, deve avere l'altra faccia, che è la cultura, cioè quello che stabilisce il potere, l'attività di interpretazione e discernimento sui valori fondanti del diritto, che sono il diritto naturale, il diritto positivo, da essere, per così dire, resa comprensibile alla società e alla singola persona che è figlia di quel tempo, di quella società. Mi pare molto interessante quando il Santo Padre osserva che la Chiesa, adesso non mi ricordo l'aggettivo, l'avete anche entrambi, l'avete ricordato, la Chiesa nella sua complessità, che non è necessariamente nemmeno solo la Chiesa in senso geografico, romana o europea, ma è anche la Chiesa di tutto il mondo. In questo senso, secondo me, la sfida per la nuova evangelizzazione, di cui anche noi, come canonisti e in buona parte anche come pastori, dobbiamo farci carico, è proprio questa. I valori che i dicta del potere, trasformarli e renderli condivisibili in un mondo che ormai, come sappiamo, è completamente... al di là e al di fuori, ha maturato i propri valori al di là della istanza religiosa. Ormai il mondo non chiede più, e da un bel pezzo ormai, il fondamento veritativo del proprio agire nella religione. Ai 10 comandamenti è stata sostituita la dichiarazione dei diritti dell'uomo, alla Genesi è stata riscritta con Darwin o con la nuova antropologia. Questo è innegabile. A noi sta, diremo, tradurre questo. In questo senso vorrei ricordare due libri che secondo me sono di una bellezza unica e molto sulla scia di quello che insegna, sulla scia della riflessione del Santo Padre. Da un lato, uno, Peter Singer, Una gloria remota, si intitola, Aver fede nell'epoca del pluralismo. Lui di per sé è un evangelico, è un protestante luterano, ma molto, molto devoto, e fa in fondo questa osservazione. Dice: il mondo di oggi, il pluralismo, la multiculturalità, non è per nulla diverso da come era l'annuncio il primo annuncio del Vangelo. Gli apostoli si sono trovati esattamente nella medesima situazione. L'altro libro, allora il problema sarà, in fondo ce l'ha già detto San Paolo, la nuova evangelizzazione mi sembra essenzialmente quella antica, farsi tutto a tutti, non come può essere stato anche in tempi relativamente recenti, per così dire rinunciando alla propria identità cattolica, ma annunciando il Vangelo della misericordia, della fedeltà di Dio, che è sempre quella, agli uomini che vivono situazioni di fatto molto, molto lontane dalla Chiesa.
Charles Taylor, in quel libro stupendo che è A Secular Age, l'età secolare, ci presenta due campi, dice, per i quali, dice, per un uomo oggi, non dico per noi, ma intendo dire, è quasi psicologicamente impossibile, una specie di a priori, una specie di precomprensione, è quasi impossibile credere. E lui parla dello sviluppo della scienza e di quanto, e questo può essere interessante anche per la giurisprudenza matrimoniale, e dello sviluppo della psicologia sul tema della sessualità. Allora, per noi, in fondo, mi sembra che la allocuzione del Santo Padre ci apra alla interpretazione, applicazione del diritto, di questa moneta per renderla spendibile, perché non ce la teniamo, cioè soltanto solo noi nel nostro forziere chiuso, ma per renderla spendibile dobbiamo tradurla in atti giuridici che siano comprensivi e comprensibili e perciò condivisibili dalle persone a cui noi ci troviamo. Se non che, ed è questa la domanda, perché questa potrebbe essere un'analisi e una condivisione della, una sorta di risonanza di quello che avete detto, se non che la domanda che mi pongo è questa. Noi abbiamo la forma codice. La forma codice non è, non è neutra, come nessuna forma tecnica del diritto è neutra. A me la cosa che colpisce di più è la quasi totale assenza, una volta sono andato a una specie di piccola ricerca sul Index Verborum Codicis, la quasi assenza di parole, di lemmi, che pure hanno determinato la formazione del diritto canonico nell'età aurea, come noi lo chiamiamo, cioè quando di fatto è stato elaborato dai papi canonisti. Dissimulatio, tolleranzia. La stessa equitas canonica è ricordata, ma delle volte ammetto perlomeno, possiamo riprendere l'uso? Ecco la domanda vera e propria. Voi pensate che, al contrario, è iperdocumentata, c'è una sorta di ipertrofizzazione, più di centinaia di volte ricorrono questi termini, ius, inteso come diritto soggettivo, che poi è una categoria molto moderna, e obbligatio. Allora, la domanda è questa. Voi vedete possibile, anche sulla scia dell'allocuzione del Santo Padre, un ripensamento e ritraduzione o interpretazione o ulteriore discernimento del diritto canonico in termini non binari di ius e obbligatio, ma anche in termini, per così dire, più elastici di tolleranza, benevolenza e dissimulatio? Grazie. Grazie, professor De Bertolis. Qualche altra riflessione dall'aula? Osservazioni molto pertinenti, io le trovo così, magari facendo anche un passo più avanti, quello accennato da professor Bonnet, cioè di mettere da un lato della moneta non più autorità, ma la verità che fa il diritto, e poi cercare di spendere questa non fermandosi soltanto con l'autorità. D'altronde, non so, oggi come oggi ho l'impressione che quelle cose di... le parole che mancano nel codice. No? Tolleranza soprattutto. Sì, quella viene richiesta con tanta forza da certe minoranze che uno a volte con diverse manifestazioni, cortei, eccetera, fino a uno che se non ci sono le voci dall'aula, passo il microfono a chi? Il problema che è presentato il professor Ghirlanda, cioè teologia del diritto, cioè legge,
Ordinatio Rationis, Ordinatio Fidei. Ma forse questo sublumine fidei, queste precisazioni sono... ma questo... c'è il problema continuità, discontinuità. C'è il problema, mi sembra che questa discontinuità non deve essere sganciata da quello che era continuo, cioè... nell'ambito possiamo mettere questo caso del 1977 molto famoso, Verum Semen, no? Se elemento costitutivo dell'impotenza, pertanto Ius Naturalis o no, cioè per secoli si credeva che era Ius Naturalis, dopo Sisto V che dichiarava nulli matrimoni, cioè quelli di questi tipi degli uomini. Pertanto il studente rotale era sicuro che diritto naturale, ma poi è venuto il decreto del Santo Ufficio o della Congregazione per la Dottrina Fidei, e pertanto che non è elemento essenziale. Pertanto adesso non ci sono casi presso i tribunali di questo tipo. Pertanto, se questa dichiarazione era interpretazione che indicava discontinuità, cioè, con il passato, cioè, anche se non c'era prima una... c'era questo breve di Sisto V, pertanto possiamo dire un magistero del pontificio, ma Papa non parlava di diritti naturali, soltanto che si devono essere dichiarati, ma se dichiarati vuol dire che c'era impedimento, perché se, pertanto non con le sue parole ex post, pertanto gli espositivi, ma dire che erano già prima della dichiarazione. Pertanto cioè, penso che è un problema cioè, del magistero e della dogmatica teologica o anche nella situazione biblica e canonica che canonica non, cioè, non ha competenza, no? cioè, soltanto segue eventualmente dottrine teologiche come in diversi aspetti. Ma cioè, come interpretare cioè, questa che Benedetto XVI proprio quando è entrato nel pontificato proprio molto cominciava a insistere su questa continuità, cioè in quel senso che pertanto anche se discontinuità possiamo chiamare qualche deviazione che poteva essere fatta, ma io metterei tutto nell'ambito della continuità, cioè nel, quello che si, vengono approfondite alcuni problemi dalle scienze che si sviluppano e poi che ci hanno anche riflesso cioè, su quello che è naturale dell'uomo, pertanto anche il magistero che prende coscienza di questo. Pertanto io non mi occupo di questi problemi, ma io sempre, anche sotto vecchio codice, poi sotto nuovo codice, sempre guardavo anche tradizione canonica come continua, con diverse... come il fiume con diversi anche possibilità che tutti tendono verso il mare, ma di un tronco alveo più grande, comune, come scuole teologiche nell'interpretazione. Pertanto io sempre pensavo e penso che di essere nel quid continuum, che in questo ambito cioè,
diversi approfondimenti, possono essere diverse, cioè come se concilio anche campo matrimoniale, alcuni dicono prima era così, adesso concilio, quello mettiamo in archivio e cominciamo da capo. Penso che discontinuità, io penso non può essere intesa questo, perché anche Giovanni Paolo parlava di questo. Queste, poi calano sei, cioè quelle che ius vetus ex integro referunt, hanno questa connessione con ius vetus, pertanto, cioè, ma raramente sono casi che non c'è questa, ma anche se c'è, anche dolus c'era, anche non è che non era considerato, ma non era considerato come irritans, pertanto iris positivi o naturali, se questione aperta mi sembra. Rimane finora. Pertanto io non vedrei molto come termini molto radicali che si escludono continuità e discontinuità, ma rimanere piuttosto, almeno io personalmente, nella mia vecchiaia, in questa quid continuum, cioè per, aperto anche approfondimenti e mutazioni in questo senso. Grazie tante, Monsignore. Ancora per un attimo breve passo la parola a professor Bonnet per concludere già. Non è facile sintetizzare in pochissime parole, il tempo è molto breve, le suggestioni che sono venute dall'aula, che sono state molto interessanti e che soprattutto richiederebbero un approfondimento anche degli accenni che ho fatto nella mia breve introduzione. Vorrei soltanto dire questo. Quando il padre Ghirlanda parla di ordinatio rationis a proposito della legge canonica, sub lumine fidei et caritate, mi trova perfettamente d'accordo, nel senso che è quello che io ho cercato con altre parole di esprimere, perché ho parlato sì di ordinatio fidei, ma intesa come ordinatio rationis, cioè di una ragione trascesa nella fede. E quindi questo dà anche, può dare anche una risposta, il discorso sarebbe molto lungo, ad un altro discorso, cioè che se questa è la legge canonica, anche altre leggi, ma sicuramente la legge canonica, allora è evidente che un codice non può essere chiuso in se stesso, come può essere il codice nel diritto statuale, esempio tipico dei codici moderni, il codice Napoleone del 1804. Non è questa la codificazione canonica, perché è una codificazione che necessariamente deve essere sempre aperta verso la parola di Dio, cioè verso il diritto divino, naturale e positivo. E quindi quelle parole che mancano, mancano nella positività, ma non mancano nel diritto ecclesiale. Ci sono e si debbono utilizzare sempre con i giusti mezzi. D'altra parte è chiaro che la verità, cioè Dio, non è riducibile nella positività dell'uomo. Dunque ci sarà sempre una discontinuità anche nello sforzo interpretativo che l'uomo fa della parola di Dio. E mi piacerebbe approfondire il richiamo al Verum Semen che ha fatto l'eccellentissimo decano della Rota prima, perché sarebbe molto interessante anche sotto questo profilo. Dunque approfondimento generale, ma anche approfondimento nel singolo caso. Dove si va a trovare che cosa? Il diritto divino, perché il diritto divino è iscritto nella realtà, sia nella realtà dell'uomo, e sia nel suo singolo agire, sia nella realtà delle cose. Quindi ecco che ritorna il diritto divino e ritorna l'equità, perché l'equità non è altro che l'applicazione del diritto divino al caso concreto. È il diritto divino che vive nel caso concreto, che è iscritto nel caso concreto. Ecco perché l'interprete deve sempre scoprire il diritto divino, così come lo trova.
ci sarebbe molto altro da dire, soprattutto il richiamo importantissimo alla cultura che si ricollega proprio al tema generale della giornata di oggi. Ma il tempo non c'è e dire soltanto e fare degli accenni credo che serva poco. Quindi io penserei di fermarmi qui. D'altronde, grazie tanto. Ho già d'altronde sollecitato professor Bonnet di continuare e di sviluppare questo tema magari nel nostro colloquio annuale a Brescia, incontro con ex alunni, che davvero sono le questioni molto interessanti. Grazie tante per la vostra partecipazione, attenzione e adesso buon riposo e poi buona continuità alle 11 nel solennato accademico. Grazie.